L'ultimo è stato Nicola Ribolla, l'amministratore giudiziario che per anni ha gestito il patrimonio da poco passato allo Stato di Giuseppe Gricoli, il re dei supermercati, considerato braccio economico di Matteo Messina Denaro. Rimosso dall'incarico, così come negli ultimi mesi è successo e più di una volta agli altri big dell'amministrazione giudiziaria in Sicilia: Gaetano Cappellano Seminara, Andrea Dara, Luigi Turchio. È un vero e proprio valzer delle nomine, quello che, suscitando non poche irritazioni tra i giudici delle misure di prevenzione del Tribunale, porta la firma di Giuseppe Caruso, il direttore dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Il suo è un pesantissimo atto d'accusa. Alcuni hanno ritenuto di poter disporre dei beni confiscati come privati, su cui costruire i loro vitalizi. Non è normale che i tre quarti del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata siano nelle mani di poche persone che li gestiscono spesso con discutibile efficienza e senza rispettare le disposizioni di legge. La rotazione nelle amministrazioni giudiziarie è prevista dalla legge, così come la destinazione dei beni dovrebbe avvenire entro 90 giorni o al massimo 180, mentre ci sono patrimoni miliardari come l'immobiliare Strasburgo, già del costruttore Vincenzo Piazza, da 15 anni nelle mani dello stesso professionista, che peraltro prendeva al tempo stesso una parcella d'oro, 7 milioni di euro, come amministratore giudiziario e 150.000 euro come presidente del consiglio di amministrazione. Vi pare normale che il controllore e il controllato siano la stessa persona? Accuse e polemiche rilanciate negli ultimi giorni da un anonimo, fatto recapitare a diversi indirizzi, dal Quirinale alla Procura della Repubblica di Palermo. Batto i tacchi e bacio la bandiera, sono rispettoso delle decisioni dell'agenzia, e la replica dell'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, uno dei professionisti che ha subito la revoca di diversi incarichi. Faccio questo lavoro da 28 anni con uno studio di 35 professionisti formati per farlo, e non mi sembra che i nuovi amministratori siano stati nominati dall'agenzia con criteri obiettivamente diversi da quelli utilizzati dal tribunale, considerato che non esiste un albo e spesso si tratta di persone che non hanno esperienza e cultura di amministrazione giudiziaria. A Palermo ci sono 150 amministratori con incarichi conferiti. Quanto ai compensi, una cosa è gestire l'amministrazione dinamica di un'impresa che richiede progettualità e rischio, come abbiamo fatto fino al 2010. Altra cosa è liquidare un'azienda secondo quelle che sono ora le direttive dell'Agenzia per i beni confiscati. Le revoche firmate negli ultimi mesi dal prefetto Caruso riguardano alcuni tra i patrimoni più consistenti passati allo Stato, a cominciare dall'immobiliare Strasburgo di Vincenzo Piazza. Da qui provengono le decine di appartamenti appena passati al comune di Palermo, o quelli dai quali il comune potrà iscrivere a bilancio i redditi d'affitto da convertire poi come buoni casa per i senza tetto. Un'operazione, dice Caruso, portata a termine dai nuovi amministratori, che fino ad ora non si era mai riusciti a fare. L'altra parte della medaglia, quella vista da Cappellano Seminara. Dal 2007, con la condivisione dell'Agenzia per il Demanio, abbiamo definito l'assegnazione delle misure patrimoniali Piazza e Sansone, e in 7 mesi avremmo assegnato tutto e trovato la soluzione per mantenere i circa 100 dipendenti. Il progetto è rimasto ignorato dal commissario per i beni confiscati, riproposto all'agenzia, è rimasto ugualmente fermo. Ciò comprova il fatto che dal momento della confisca ero pronto a definire il mio mandato, consapevole della necessità di destinare i beni. Nuovi consigli di amministrazione, con nomi illustri come quello dell'ex procuratore generale di Palermo Luigi Croce e del prefetto Giosuè Marino, anche a Villa Santa Teresa, fino a qualche mese fa gestita da Andrea Dara. Fa discutere anche la rimozione di Luigi Turchio dall'amministrazione dei beni di Pietro Losicco e l'affidamento dell'incarico per la liquidazione all'avvocato Mario Bellavista, che di Losicco, come ha lui stesso obiettato, in passato è stato difensore di fiducia. Nella polemica interviene anche Sonia Alfano, presidente dell'antimafia dell'Unione Europea. Si corre il rischio che queste scelte suonino come un atto di sfiducia verso le sezioni misure di prevenzione che hanno lavorato finora in modo efficiente, facendo recuperare alle casse dello Stato beni di mafiosi e rendendoli produttivi.
I giudici e l'agenzia per i beni confiscati dovrebbero lavorare in tandem.